Buon giovedì, oggi è il 28 di maggio 2020, queste le notizie. Ieri sera il Consiglio Comunale di Sciacca, riunitosi con modalità videoconferenza, non ha trattato il punto del progetto commerciale da realizzare nell'area ex cantina Eno Carboi. C'è stata una pregiudiziale dei consiglieri comunali Fabio Termini e Alessandro Curreri, lunga 13 pagine, un elenco di quesiti da porre agli uffici comunali e regionali. Ovviamente questa pregiudiziale ha bloccato la trattazione, si devono avere ulteriori chiarimenti. Nel pomeriggio c'era stata una nota del Consorzio Spazio Centro che, nell'evidenziare come la questione avrebbe potuto essere trattata per tempo e non a ridosso della seduta di approvazione del permesso di costruzione in deroga, manifesta perplessità in particolare per quanto concerne la viabilità della zona in cui ricade l'intervento. I consiglieri comunali Milioti, Bono, Maglienti e Bentivegna sollecitano l'amministrazione comunale a dare espressa direttiva agli uffici e portare in consiglio comunale nel più breve tempo possibile la moratoria IMU 2020. Si tratta della possibilità offerta dalla normativa di fare slittare i termini di pagamento della rata IMU del 16 giugno. Il decreto legge rilancio ha previsto la cancellazione della prima rata IMU limitatamente agli immobili categoria D2, ma nulla di più, lasciando in sintesi ai comuni ampia discrezionalità. I consiglieri comunali Monte, Caracappa e Sant'Angelo oggi chiedono all'amministrazione comunale interventi concreti per il recupero della villa comunale Scaturro. I tre si chiedono il perché di questo spazio verde pubblico, oggetto per tanti anni di vivo dibattito in città, soprattutto in relazione all'attività di controllo posta in essere dal Comitato Villa, sembrerebbe essere non più al momento una priorità per l'agenda politica amministrativa di chi governa. Lo storico cortile Chiodi, all'interno del quale si trova anche l'antico stemma dei Normanni, si trova in condizioni di particolare degrado. Lo segnalano i residenti, che più volte avrebbero chiesto un intervento di pulizia al comune, senza però avere riscontro nonostante le rassicurazioni date. I residenti ci hanno inviato un video che mostra le erbacce che ci sono tutte attorno al cortile. La zona è quella dove sorgono le antiche mura medievali che cingevano la città. Nel periodo estivo sono frequenti anche le visite di comitive di turisti. Roccoforte Hotel torna pronto alla ripartenza con il Verdura Resort a Sciacca. L'apertura è prevista per venerdì 26 giugno. Per la ripartenza è prevista la presenza di ex campioni dello sport nazionale. Le Academies coinvolgono Lupo Rossini nel basket, Omar Camporese tennis, Rachele San Giuliano del beach volley e Mario Cipollini del ciclismo. E infine l'assessorato regionale all'istruzione, su impulso del presidente della regione Nello Musumeci, ha istituito una task force di esperti per capire quali azioni adottare per far sì che da settembre gli studenti siciliani possano tornare in aula in tutta sicurezza, tenendo conto dell'emergenza coronavirus. La task force si occuperà di formulare proposte riguardanti i necessari interventi di adeguamento degli ambienti scolastici, di possibile utilizzo della didattica a distanza, di interventi specifici per i servizi educativi rivolti alla scuola da 0 a 6 anni e di provvedimenti speciali riguardanti i soggetti con disabilità o in condizioni di particolare disagio educativo. Per il momento tutto, ci fermiamo qui. Potete consultare tutti i nostri argomenti all'interno del nostro portale online giopresti@corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp